Faccio errore. Ciao, buongiorno. Oggi ci troviamo nel laboratorio con Davide. Sì, che stiamo prendendo il colore, stiamo decidendo il colore della gengiva per i denti definitivi. Qua sono con Giorgio e con il nostro super tecnico Iono Giovanni, come lo dovete chiamare. Guardate come avviene la procedura per stabilire il colore della gengiva. Giorgio l'ha scelto, abbiamo avuto la conferma da parte sua per il colore. Se riesco a farvelo vedere, è questo qua, il colore. E adesso Ion praticamente sta guardando, a seconda della gengiva naturale di Giorgio, cerca di creare questo colore alla gengiva dei denti artificiali che metteremo in bocca a Giorgio. Poi, da come mi hanno detto, ecco, vedete, lo sposta, perché il colore della gengiva varia. Prima Roberto mi chiedeva come mai davanti sono più scura e dietro è più chiara la gengiva. Noi stiamo cercando di riprodurre quella che è la naturalezza. Poi per quanto riguarda... va bene così? Per quanto riguarda invece la parte superiore, il colore di Giorgio è più chiaro, no? Cioè l'arcata più chiara. Ciao Giorgio, saluta adesso che non sei sotto tortura. Come sei emozionato? No, non è emozionato. Adesso Ion sta mettendo in forno il suo colore. Il dubbio di Giorgio era quello che il colore variava dopo che lo mette nel forno, invece il colore non varia. Se questa è la vostra paura, se dovete fare la gengiva artificiale, sapete che il colore che scegliete voi rimarrà lo stesso anche dopo la cottura nel forno, non varia per niente. Perché utilizzano appunto dei materiali resistenti al calore e a tutto quello che può generare modifiche. Giorgio, che colore hai scelto per i denti? Colore i denti A2. A2, quindi sì. Che è un colore il più naturale, quello più simile ai denti naturali, perché l'A1 è già più chiaro, sì. Più bianco per chi vuole avere un sorriso proprio bianchissimo come gli attori, però tu hai scelto quello l'A2. Perché ridi? Fammi vedere questo specchio. Lui si guarda questo specchio per decidere il suo colore. Roberto, vieni qua anche tu. Vi faccio vedere adesso Roberto. Eccolo qua. Ciao Roberto. Che bei denti che hai. Un sorriso molto naturale. Questi sono gli altri ragazzi che lavorano, stanno progettando. Ciao Tonio. Adrian, ciao. Giovanni sta lavorando anche lui. Vi faccio il giro breve degli altri ragazzi che lavorano. Già il nostro laboratorio lo conoscete, è inutile che... Eccoli qua, che lavorano. Comunque questa è la procedura, se non riuscite a stabilire il colore con il vostro dottore, venite qua al nostro laboratorio, che ci sono i tecnici che vi stanno realizzando il vostro lavoro definitivo e scegliete in base a quello che è il colore naturale della vostra gengiva, insieme al tecnico quello che sarà il colore della gengiva artificiale. Ci facciamo. Mi farò un attimo gli affari di Ion. Guardate. A stai superio? Basta. L'ha tolto un attimo dal forno. Sta guardando adesso dove ci sono modifiche da fare. Guarda anche tu. L'ha appena tolto dal forno. Aspetta, non si possono coprire di più dove c'è i punti neri, no? Da come spazio da coprire, ma è molto indispunti le celle negre. Se può non è molto punti negri? No, si copre con un disvet punti di negri. Davide! Davide, abbiamo fatto con il ladenso.
ti ha fatto come il tuo, come la tua bocca, nel senso che i punti neri vieni. Comunque questo che vi volevo far vedere, io vi lascio perché dobbiamo realizzare adesso anche l'arcata, la gengiva dell'arcata superiore, quindi io servo come traduttore. Vi saluto a tutti, ciao. I punti neri, io non ho detto